Buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Io sono Federica, parte del team Doxity e vi do il benvenuto al webinar di oggi dell'Istituto Kaplan su scrivere un curriculum in inglese, gli errori da evitare quando si cerca lavoro in Italia e all'estero. Qui con noi ci sono Marta Grizzaffi, Marketing Manager, e Andrea Salazzaro, Head of Marketing dell'Istituto Kaplan. Lascio subito la parola a loro per la presentazione. Vi ricordo che potete scrivere tutte le vostre domande nella sezione Q&A. E vi risponderemo dopo, appena finita la presentazione. Buon webinar! Ok, ciao a tutti, io sono Marta. Per chi non conoscesse Kaplan è un provider di corsi di lingue all'estero con più di 80 anni di esperienza nell'educazione linguistica. Kaplan ha 30 scuole di lingue nel mondo e offriamo corsi di inglese, francese e tedesco di tutti i tipi, quindi corsi generali, di business English o di preparazione alle certificazioni linguistiche, e i corsi vanno da una durata minima di una settimana fino anche all'anno sabbatico all'estero. Per quanto riguarda il programma di oggi, con Andrea affronteremo appunto il tema sulla scrittura del curriculum in inglese. Quindi vi daremo appunto delle informazioni essenziali sulla differenza tra il curriculum in italiano e quello in inglese, gli errori da evitare per avere appunto successo nella ricerca del lavoro e anche qualche consiglio sul linguaggio da utilizzare per risultare professionali. Entriamo appunto nel vivo di questo webinar e passo la parola ad Andrea. Buonasera a tutti ragazzi, io sono Andrea, come ha introdotto già Marta e Federica, e sono l'Head of Marketing per Kaplan International Languages, quindi mi occupo di tutti i mercati che sono i mercati dell'area EMEA, quindi Europa, Middle East ed Africa. E entriamo subito nel vivo di questo webinar e andiamo subito a vedere un po' quali sono le differenze fra il CV in italiano e il CV in inglese e vi daremo un po' di consigli su come evitare degli errori, ma specialmente su come avere un CV impeccabile. Perché siamo qua io e Marta? Perché entrambi siamo manager, siamo due italiani, ma ci occupiamo comunque di mercati internazionali e quindi siamo due hiring managers. Quindi abbiamo a che fare con il recruitment di risorse nei nostri team e andiamo un po' a fare un recruitment internazionale, quindi persone che arrivano da tutte le varie parti delle aree di cui noi ci occupiamo. Marta, infatti, si occupa di tutta Europa, io invece supervisiono, oltre che l'Europa, anche gli altri mercati. Quindi speriamo di darvi dei buoni input per la ricerca del lavoro, che quindi vi servirà per più che altro anche velocizzare ottenere il lavoro dei vostri sogni. E prima di tutto andiamo a vedere perché il CV in inglese. Ci sono varie motivazioni, però la prima motivazione è che comunque un CV in inglese ormai nel 2021 è una cosa quasi essenziale. Essenziale sicuramente all'estero, perché se vi state candidando sul lavoro che si trova oltre, cioè fuori dall'Italia, sicuramente il CV sarà richiesto in inglese. Ma non solo all'estero, sempre più le aziende, specialmente quelle internazionali che fanno recruitment in Italia, richiedono comunque che i propri candidati parlino inglese. È la prima cosa che richiedono, appunto, il CV. È richiesto nelle application per le università estere, se voi avete intenzione, non so a che punto siete della vostra carriera universitaria, scolastica, però se state pensando di fare un master all'estero, vi potrete. Cioè, Se quasi essenziale, cioè è essenziale avere il vostro CV in inglese, dovete presentarlo insieme a tutta la domanda. Però non solo le università estere, ultimamente, come penso sappiate, in Italia sono nati i nuovi master completamente in inglese, quindi anche in questo caso le università italiane richiedono il CV che sia in lingua. E poi ci sono alcuni paesi che addirittura necessitano proprio di un CV inglese per poter ottenere un visto lavorativo. Quindi, ad esempio, paesi come l'Australia, come la Nuova Zelanda, ma un po' dovunque nel mondo. Se si fa un'application per un visto lavorativo, sicuramente nella domanda bisogna allegare il proprio CV.
Una cosa che vi voglio subito sottolineare è che assolutamente non traducete il vostro CV in italiano all'inglese, perché le due cose sono diverse. Non traducete significa che non prendete le frasi che avete italiano e le ritrasformate in inglese o utilizzate lo stesso layout, ne parleremo dopo. Proprio sapete qual è la vostra vita, sapete cosa avete fatto, prendete il vostro CV italiano, mettetelo un pendente da parte e rimettetevi a scrivere completamente all'inizio il vostro CV in inglese, così eviterete di sembrare appunto degli stranieri che hanno semplicemente tradotto il proprio CV. E facciamo nella prossima slide, vi spiegherò come sono le principali differenze fra il CV italiano e il CV in inglese. Marta, puoi mandare avanti, per favore? Le differenze sono prima di tutto i dati sensibili. Cosa sono? In inglese sono vietati, in italiano sono necessari. Cosa significa questo? Praticamente, specialmente in Gran Bretagna, abbiamo delle leggi molto severe per quanto riguarda la discriminazione dei candidati. Quindi, per l'Inghilterra è assolutamente vietato inserire dei dati sensibili nel proprio CV, per esempio il sesso, la religione, oppure se si è sposati o se è single, cioè tutti questi dati sono i dati sensibili, assolutamente vietati in inglese. Invece sono necessari, come sappiamo, non tutti, però è un'altra cosa importantissima, la data di nascita. In Inghilterra non si mette assolutamente, mentre come sappiamo in CV italiano voi, come io ai tempi, tanti anni fa, or sono, inserivo la mia data di nascita, se ero il sesso, e quindi una cosa appunto importante è non inserirla in quella inglese. E la fotografia, magari spenderò un poco 30 secondi nella prossima slide successiva, dove appunto parleremo di questa parte qua del CV, però la fotografia è anche vietata, perché non bisogna mostrare sempre per le leggi antidiscriminazione qual è il proprio aspetto fisico, per quando si fa una candidatura all'estero, in Gran Bretagna specialmente, mentre sappiamo benissimo che in Italia è necessaria. La lunghezza anche, nel CV inglese bisogna un po' concentrare tutto quanto in due pagine, invece in quello italiano non c'è più, non c'è, quello accettato in Italia con il formato più utilizzato in Italia non c'è limitazione, e quasi rifacciamo al formato, perché infatti in inglese il formato è stile libero, mentre in Italia sappiamo che il formato europeo è quello maggiormente accettato, se non proprio richiesto dalle aziende. Purtroppo il formato europeo ci si può far poco con la lunghezza, perché è proprio il formato del CV, perché in quel formato là abbiamo è praticamente un file Excel che viene spostato in un foglio Word e poi trasformato in PDF. Quindi ci si può lavorare poco sulla lunghezza di quel CV. E poi un'altra cosa che bisogna assolutamente mettere insieme al proprio CV, bisogna mandare una cover letter, che è appunto una lettera di presentazione del candidato all'azienda. Questa è richiesta assolutamente quando si fa una candidatura all'estero. In Italia, se è richiesta, non viene richiesta, spesso non viene richiesta, però qua mi sono messo io personalmente un asterisco per darvi un consiglio. Mandate sempre comunque un po' una cover letter, un qualcosa insieme alla candidatura, non mandate solo il CV e solo quello, mandate sempre una piccola descrizione, il perché si sta candidata a quella posizione, che sia nell'email dove praticamente allegate il CV, sia che quando riempite i form online, mettete sempre un qualcosa il perché vi state candidato, specialmente se state cambiando lavoro completamente, se non mettete il motivo per cui state cambiando lavoro, o il vostro primo lavoro, perché vorreste lavorare in quell'azienda, se non inserite questa motivazione, il vostro CV è povero e spoglio, non si capisce il motivo per cui voi state andando a candidarvi per quell'azienda. Mi raccomando, una cosa che è un nota bene, nello stile, nel formato, pensate in che tipo di ruolo vi state candidando. Vorrei dire, siate meno creativi possibili se vi state candidato per un tipo di ruolo, per esempio, che ne so, in uno studio commerciale,
studio di commercialisti, che, dove praticamente il formato è meglio, cioè là si, quando in un lavoro del genere si cerca una persona che sia ordinata, che sia organizzata. Se invece andate un po' troppo sul creativo, rischia di essere scartati, appunto perché già dal CV non riconoscono quello che sarebbe il proprio ruolo che andate a ricoprire. Se invece siete dei designer, state applicando un ruolo, state candidando a un ruolo un po' più creativo, allora in quel caso lì va bene un po' azzardare sul tipo di layout. Una cosa sicura, fate sempre il formato PDF, non mandate il Word, perché il PDF è un formato che rimane standard da qualsiasi computer, voi l'apriate, da qualsiasi sistema operativo. Invece se non andate a mandare in altri formati, purtroppo il layout viene sbalza il formato. Ci sono tanti motivi per cui, ci sono tante cose che praticamente il vostro CV poi risulti non come voi lo vediate nel vostro PC. Detto questo, andiamo un po' a vedere qual è la struttura del CV, proprio che tipo di informazioni mettere all'interno di un CV in inglese, e poi faccio vi farò vedere nella slide successiva un po' qual è il layout che uscirà fuori. Bisogna iniziare con le informazioni personali. Come informazioni personali sono quei dati sensibili di cui ne parlavamo prima, il minimo essenziale. Poi abbiamo una parte con una breve introduzione su se stessi, sulla propria, quindi che potete giocarvela sulla cose una presentazione personale, o comunque poi un riassunto, un summary di quali sono le vostre esperienze. Successivamente si inizia direttamente con le esperienze professionali, quindi i lavori che si sono stati svolti, e poi vedremo chi è achievement che si mettono all'interno di questa sezione. La parte education è quindi la vostra formazione, poi quali sono le vostre competenze, in più le altre e infine si conclude il CV con altre informazioni. Il layout, come vi spiegavo prima, eccolo qua, c'è un layout molto semplice dove abbiamo i punti che vi ho descritto nella slide precedente, e come che andremo a vedere nelle prossime slide punto per punto cosa inserire e che tipo di formato hanno queste slide. Comunque non vi preoccupate, perché avrete poi la presentazione disponibile, quindi se volete voi o fatevi già adesso uno screenshot di questa slide e tenetevela a parte. Questo è un esempio di un CV semplice, un po' all'inizio dell'esperienza lavorativa, diciamo. Infatti finito di lavorare, cioè prima esperienza c'è già là, e poi un po' tutta la vita del candidato. Questo sono io, non sono tutte informazioni vere, molte sì, però non tutte. Avrei voluto tanto iniziare a lavorare nel 2017, ma ho iniziato un po' di anni prima. Quindi andiamo a vedere cosa c'è in tutte queste parti del CV, come vengono svolte, come vengono riempite. Quindi, come ho detto, le foto e i dati sensibili, la differenza principale è che dati sensibili non vengono inseriti nel CV in inglese, si mette solo il nome e il cognome, un recapito telefonico. Mi raccomando, se siete già arrivati nella destinazione vostra finale, dove state cercando lavoro, mi raccomando di comprarvi direttamente una scheda SIM del posto, avere un numero del posto, perché potreste essere direttamente scartati perché si pensa non siete del posto, e anche specialmente se siete già là perché non avete un numero del posto, avete intenzione di rimanere là o siete di passaggio. Quindi subito scheda in inglese o americana, qualsiasi, dipende dove vi trovate. E poi se invece vi state candidato all'Italia, va benissimo il vostro numero italiano, perché tanto si capirà che non state nel posto, perché non avrete neanche l'indirizzo di casa, un indirizzo di casa del posto. L'indirizzo non c'è bisogno di mettere tutto intero, basta mettere semplicemente il codice postale, anche lì per non condividere proprio l'indirizzo di casa dove si abita. L'indirizzo email, ovviamente, mi raccomando, l'indirizzo email, createvene uno professionale, non mettete uno, cioè, se ci avete tipo orsacchiotta27@gmail.com o superman88 eccetera, cambiate subito questa email, mettetevene una con vostro nome, punto cognome, qualsiasi cosa, o comunque una email che sia abbastanza professionale, magari riprenda comunque il vostro nome e cognome, e mettete sempre il link al profilo LinkedIn. Differenza invece con il CV italiano, che molte volte
te voi dovete inserire la foto, stato civile, la data e il luogo di nascita, e no, religione, fortunatamente non lo mettiamo, non lo inseriamo in quello italiano. Però questi qua sono dati sensibili che normalmente voi mettete in un CV italiano, dovete farlo in quello inglese. La foto, come avevo promesso prima, volevo spenderci 30 secondi veloci. Mi raccomando, una foto che sia una foto professionale. Professionale non significa in giacca e cravatta, può essere anche una foto normale, vestiti normale, con una, come sono in questo pezzo che vedete di me, una camicetta, un maglioncino, ma che sia frontale, possibilmente semi sorridente, sorridente anche, però che sia una foto così frontale, digitale, che poi inserite nel vostro CV. Dico ciò perché nelle selezioni che ho fatto in Italia mi ritrovavo CV con le fototessere praticamente attaccate al CV e fotografate, oppure le foto che erano buone, sicuramente ottime foto per i social media, per Instagram, selfie dove si mostra la felicità e l'area di vacanza, però non sono adatte per un CV, quindi una foto molto semplice di voi frontali, mi raccomando, che sia digitale, non fototessere che poi le trasforma, non, la fototessera non va bene, ecco, non vi fate una fototessera. E quindi sì, per farvi vedere la parte dove c'è il mio nome e la parte dei dati che si inseriscono per aprire il CV in inglese, molto semplice, una riga, ci avete tutte le informazioni là senza dover mettere altri dati. Passiamo alla parte del summary and personal statement. Questo è di apertura al CV, dove praticamente non è un riassunto del proprio CV, ma è un'informazione in più che si cerca di dare. E per incuriosire il recruiter, perché la prima cosa che va all'occhio è praticamente spiega un po' chi sei e perché vuoi fare quella, e perché vuoi ottenere un posto in quell'azienda o in quella carriera. Non è neanche una cover letter, è proprio una personal statement per attirare l'attenzione. Non deve essere più lungo di un paragrafo, 5 righe massimo, perché sennò diventa una cover letter, e va sempre, sempre, sempre adattato al ruolo a cui vi state candidato. Cambiatelo in questo caso. Cioè, vedete un po', leggete bene il profilo che sta ricercando l'azienda e cercate di mettere delle parole chiave. Vedete in rosso la parola keyword lì, ve la ripeterò per tutto il resto delle altre slide del CV. Vi spiego perché la keyword. Prima di tutto il vostro CV, specialmente se vi state candidando in una grande azienda, probabilmente prima di passare agli occhi umani passerà attraverso delle macchine dove praticamente fanno come se facessero lo scan del CV alla ricerca di determinate keywords che l'azienda vuole, keywords, parole chiave, in cui che l'azienda richiede per quel profilo. Quindi se sta cercando qualcuno che abbia lavorato in public relations, eccetera, questa è una keyword che deve cercare all'interno del CV. Quindi iniziate già a pensare al vostro CV come se una macchina dovesse cercare. Lo so, sembra brutta come cosa, però siamo nel 2021 e questo succede. Lo dico proprio chiaramente come succede nelle grandi aziende. Sono questi programmi che fanno lo screening del CV. Quindi iniziate voi a giocare a giocare secondo il gioco, cioè quindi inserite le vostre keywords e poi questa è già la prima parte, dove anche chi apre il CV, poi quando la sa con l'occhio umano, vedendo le keywords presenti in questa parte, dice ok, questa persona mi ha incuriosito, fammi andare avanti a controllare il CV. Seconda parte, fatta questa breve introduzione, si passa alle personal experience. Professional experience, queste sono appunto le cose che avete fatto, i vostri lavori fatti nel passato. In questo caso qua bisogna mettere la data di inizio e di fine di quel lavoro che avete svolto. In questo caso qua l'esempio è che è l'ultimo lavoro, quindi è ancora in atto, quindi si scrive present, e dove è stata fatta, cioè il nome del tuo ruolo, l'azienda, e mi raccomando, come vedete c'è London alla fine, vedete la prima riga di questo esempio, c'è London alla fine, ricordatevi sempre di mettere la città, perché è importante sapere un po' tutto il processo, dove l'azienda in cui si trovi. E poi dove appunto se avete visto in diverse città fa parte tutto dell'idea del recruiter, della persona di cui ha davanti. E comunque serve anche per capire un po' dove avete vissuto, che le aziende dove si trovano, eccetera. E il datore di lavoro appunto il nome dell'azienda e aggiungete sempre una breve descrizione, perché
Dublin International, magari la conoscono in tanti, ma magari chi vi sta facendo il colloquio non ha idea di chi sia. Quindi è bene sapere anche prendere una breve introduzione dell'azienda. Il ruolo ricoperto è utile, cercate di riutilizzare degli elenchi puntati perché sono di facile lettura. E poi specialmente mettete sempre una parte di cosa avete raggiunto nel vostro ruolo quando stavate lavorando in quell'azienda. Quando raggiunto nel senso di come avete praticamente aiutato l'azienda a raggiungere i propri obiettivi e quali anche quali erano i vostri obiettivi. Cosa avete raggiunto voi personalmente? Che miglioramento avete portato all'interno dell'azienda? Mi raccomando le keywords, mi raccomando, mettete sempre, come vedete nella mia descrizione, questo è un profilo marketing, quindi c'ho la parola social media, c'ho la parola content management, SEO, website, sono tutte parole che nel mondo marketing, specialmente nel mondo digital marketing, sono molto importanti. Quindi ecco lì che io avevo content management nel summary iniziale, c'ho content management, qua questa è una keyword che si sta ripetendo, è probabilmente nella job description, nell'annuncio di lavoro che era stato fatto dall'azienda, probabilmente c'era qualcuno che avesse già avuto esperienza o che abbia interesse nel content management. Ecco lì che noi glielo stiamo inserendo nel CV in diversi punti. Quindi probabilmente già il mio CV va a essere preso in considerazione da chi sta leggendo questo CV, e specialmente probabilmente è passato dalla prima parte, quella dello screening elettronico. Fatta la parte della professional experience, si passa alla parte dell'education, quindi qual è la vostra formazione, i vostri studi. Mi raccomando, mettete il luogo, la data di inizio e di fine. Di nuovo metto quel luogo, mi raccomando, inserite, ricordatevi sempre di mettere la città, la nazione prima di tutto, dove avete studiato, e poi la città che si identifica per la città dove è l'università con cui avete studiato. In questo caso c'è Milan Bicocca, quindi è facile riconoscere che è di Milano, però se pensate alla laurea alla Ca' Foscari, ad esempio, se metti la Università Ca' Foscari, se mettete Venezia, la Ca' Foscari è molto famosa in Italia, una delle migliori probabilmente, però dall'estero magari non riescono a individuare qual è la città, quindi ricordate sempre di mettere la città della propria università di dove avete studiato e di mettere anche il tipo di nome ovviamente della propria corso di laurea. In questo caso qua, come vedete, è una versione ridotta. Nella prossima slide vi faccio vedere una versione estesa. È ridotta perché è questa parte, ad esempio nel mio caso, ormai ho altre esperienze lavorative, c'ho tanto altro spazio nel CV che è molto importante, più importante del solo degli studi, quindi ho ridotto nel minimo essenziale città, tipo di titolo di studio, ed è tutto quello che serve a chi sta facendo recruitment di sapere in base alla mia formazione educativa, parte dell'education della mia vita. E invece, se siete al primo lavoro, come magari molte persone in questo webinar saranno alla prima ricerca, sta definendo gli studi, eccetera, approfondisci quali sono i vostri progetti universitari, perché ovviamente nella vostra parte per esperienze professionali ci avrete poco o nulla. Poco ce l'avrete perché comunque ci potete sempre lavorare su anche i lavoretti che avete fatto durante l'università, quindi è nel vostro caso questa è la parte dove dovete impegnare più tempo, dove spiegate, oltre a quello che vi ho detto prima, la città, il titolo di studio, eccetera, iniziare a mettere un po' quali sono state le materie chiave del vostro corso di laurea e se avete partecipato a qualche progetto. Questo vi servirà specialmente anche, ed ecco là che di nuovo è rosso lì, ricordatevi le keywords, vi servirà un po' di inserire quelle keywords che purtroppo non avete potuto mettere prima perché non ce l'avete, però c'è sempre, comunque vi state, anche se è semplicemente un internship, uno stage, anche se è semplicemente uno stage, comunque magari probabilmente stanno cercando qualcuno che è in content management, fashion, qualsiasi cosa, che comunque voi potete utilizzare questa parte per iniziare a inserire le vostre keywords.
E quindi questa, mi raccomando, spendete un po' di tempo in questa, nella parte education, quindi nella vostra formazione. Fatta parte formazione, si passa alla fase delle competenze, delle abilities, skills, che è del proprio profilo. Le IT skills, appunto, sono proprio le skills che sono le competenze che servono, appunto, sono quelle tecniche. Quindi, se conoscete che tipo di prodotto. Ma che tipo, non ho iniziato a mettere PC generale o internet, queste cose qua, perché sì, ormai sono scontate, sono parole buttate in pratica, e anzi vi fa vedere, cioè, non c'è bisogno che sottolineate una cosa che assolutamente tutti sanno fare. E una cosa che dovete mettere qua proprio un po' quei tipi di programmi che voi sapete usare e che comunque non sono scontati. Ad esempio, vi ripeto, andare su internet, sanno andare tutti, usare WordPress che serve appunto per fare landing page o per fare un proprio blog, il sistema, il content management system per i blog, per molti blog, ma anche per website. Quella è una cosa che è invece una skills che dovete evidenziare, che sapete utilizzare. Che voi l'avete acquisita, che ce l'avete. La parte delle lingue, mi raccomando, non utilizzate le griglie come ci sono nel formato europeo, ma semplicemente mettetele al livello del vostro livello di conoscenza di quella lingua. Italian, siete native, siete italiani, quindi siete native, quella è la vostra principale. Poi avete l'inglese, cioè un'autovalutazione personale o comunque. È anche una, non è solamente la valutazione personale, magari avete acquisito delle certificazioni internazionali che vi consigliamo sempre di prendere, che sono come l'IELTS, il TOEFL, il Cambridge, e a quel punto là potete mettere English, tra parentesi, Cambridge Advanced o IELTS 6.0, il tipo di voto che avete preso per le vostre certificazioni. Le key skills sono invece quelle che proprio servono per il lavoro, quindi quelle sono le proprie skills lavorative, ad esempio che sei buono, sei una gestisci dei team, quindi team management, questo un po' più a livelli un po' più alti nella vostra carriera professionale, però che ne so, se avete gestito dei social media, se avete fatto delle azioni di PR, se dipende un po' cosa avete fatto voi come skill personali. Queste qua sono le competenze più lavorative. Poi invece personal skills potete metterci come quello che volete, come esempio, che ne so, se siete amate cucinare o se siete bravi a fare qualsiasi cosa, qualsiasi hobby che ci avete là che possa essere di interesse e che può essere di interesse per la candidatura. E poi abbiamo l'ultima parte che sono la parte di altre informazioni. Ho detto di mettere prima gli hobby li mettiamo in questa parte, però se dagli hobby nasce qualche cosa che è un po' più, che diventa proprio una competenza, ne so, se cucite potete mettere là, già delle skills di prima potete mettere proprio il sewing, il cucire. E comunque, questa parte qua abbiamo appunto l'altra che va a conclusione del nostro CV, sono il voluntary work, cioè se avete fatto volontariato, importantissimo, sappiatelo, questo qua all'estero è molto, cioè, molto apprezzato, spesso richiesto anche, cioè per una parte che proprio vanno a controllare se avete fatto qualsiasi tipo di lavoro volontariato. Non sottovalutate questa parte, se avete fatto qualsiasi cosa nella vostra vita, mettetelo perché è una cosa che è importante per quando vi candidate all'estero. In realtà è importante nella vita, fate volontariato perché è una cosa importante, proprio una cosa bella da fare e comunque vi ritornerà pure utile per quando andrete a fare proprio le vostre candidature. E altre informazioni, quali sono i vostri hobby, appassionato di musica, di viaggio, eccetera. Questa qua anche una cosa, mettetela specialmente perché se avete la fortuna che chi vi sta facendo la selezione ha gli stessi hobby, cioè avete anche una parte in comune di cui parlare durante l'interview dopo, quindi una cosa che magari può anche andare all'occhio di chi si candida, cioè di chi deve sentire il candidato. Questo è un po' tutto quello che deve essere la struttura del CV. Facciamo una piccola recap, vediamo un attimino come deve essere appunto il CV in inglese. Come avete visto, deve essere un CV sintetico, però chiaro organizzato. Quindi mi raccomando, l'organizzazione di come mettere le sezioni, i bullet point e di come mettere appunto tutto quello che sono le informazioni utili per il per, 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 per
e chi vi fa la selezione per trovare le informazioni. Iniziate con il summary, mi raccomando, un breve statement che sinceramente secondo me lo potete anche iniziare a utilizzare nel CV in italiano. Una cosa che potete mettere non deve essere messa per forza, però il notice period. Il notice period è quando voi dove state già lavorando, quant'è il tempo che avete, nel momento in cui date le dimissioni, quant'è il tempo che dovete ancora lavorare all'azienda che state lasciando. Specialmente questo inseritelo se non state lavorando o comunque se avete la possibilità di lasciare il lavoro che state facendo immediatamente. Ad esempio, che ne so, se state consegnando volantini, avete il notice period di un giorno, credo. Quindi questa cosa, più che altro di mettere siete disponibili immediatamente. Questa potrebbe essere un qualcosa che l'azienda, se ha bisogno di qualcuno, inizi subito. Può essere un qualcosa che anche venga presa in considerazione, che dice, ok, sentiamo prima quelli che possono iniziare immediatamente perché possono, cioè, ci serve iniziare subito. Evidenziate sempre i risultati ottenuti, come vi dicevo, sia che sia dal punto di vista della parte del lavoro, sia che se fate nella parte dell'education dove parlate di questi progetti, cioè mettete sempre quali sono i risultati ottenuti, perché voi dovete dimostrare, così dimostrate che non solo fate le cose, le fate bene, ma a che scopo le fate le cose, cosa avete raggiunto. Le keywords, sottolineiamolo ancora più di tutto il resto, mi raccomando, utilizzate le parole chiave per saltare all'occhio del selezionatore che ricerca prima di tutto queste competenze, queste parole all'interno del CV. E poi le referenze sono più che altro di mettere una frase dove si dice che se servono le referenze è possibile acquisirle, e in quel caso là arriva dopo, durante la fase, se poi venite scelti, vi verrà chiesto di dargli delle referenze di un qualcuno, che sia un professore universitario o un ex datore di lavoro, che può garantire che voi siete una persona per bene e che possa confermare che effettivamente voi avete fatto quel periodo con loro, e che avete studiato in quell'università, che dia una buona parola su di voi, in poche parole. Mi raccomando, questo si allaccia al fatto di non mentite nel CV. Cercate di essere più onesti, lavorate sul wording magari, cioè cercate di vendervi bene, non troppo, perché ci sono i CV che arrivano con, non so se pure l'esempio era tuo, Marta, da fare dopo, se lo sto rubando, però ci sono dei CV che arrivano dove tu leggi questi CV dove sembra che veramente abbiano rivoluzionato il mondo, e poi invece in realtà quando gli fai fare le domande ti rendi conto che era proprio una cosa semplice che avevano fatto, ma l'hanno venduta come... Non mi ricordo, l'esempio, faccio uno specifico, una ragazza che aveva Director of Supply Chain for Distribution of Food, e poi quando mi ho fatto tipo, cosa significa, cosa hai fatto in questa cosa qua, ed era semplicemente una grande cosa che faceva, ma era lavorava con la Caritas per consegnare il cibo in giro per i vari punti della città. È vero che magari organizzava i team della distribuzione, però si era venduto un po' troppo nel CV, e quindi a quel punto la cade il tutto. Cioè, quindi si aspettano qualcosa, se è usato dei paroloni troppo grandi, che poi in realtà non è vero, o molti che sono alla quasi prima esperienza, neanche un anno di esperienza professionale, hanno già fatto i director o marketing. Capito che magari era un piccolo progetto di startup che avete fatto con i compagni universitari, però non vi vendete per quello che siete, perché già che non siete, cioè fate anche un auto, come si dice, Marta? Guardate allo specchio, io veramente sono un director, ma vediamo cosa fa un director marketing. E quindi a quel punto là cercate di mettere un po' delle parole che riconoscono quello che in realtà avete fatto e che potete offrire all'azienda. Ricordo anche, come dicevo prima, usate le keyword, che le informazioni si riescono a trovare molto facilmente, perché un recruiter, ragazzi, i primi 30 secondi sono veloci, cioè, ve lo dico sinceramente, sono i primi 30 secondi quelli che vi fanno passare o no. Quando passa all'occhio umano, veramente, se non riesci a trovare le informazioni, se è troppo incasinato come CV, se non hai tempo, perché veramente si ricevono centinaia, se non di migliaia di CV al giorno, quindi non si può mettere ognuno. Sarebbe bello poter dedicare a tutti i CV, perché capiamo l'impegno, però non c'è effettivamente il tempo per te. E la cosa, o ti dedichi, quindi dedichi i primi in una giornata solamente a 20 CV, e quindi ne escludi automaticamente 1000, oppure vai molto velocemente e prendi solamente quella che effettivamente riescono a darti le informazioni immediatamente.
Spero di essere stato chiaro, di essere andato troppo veloce. Comunque c'è la sezione domande, quindi fate le domande, che sarò contento di rispondere a tutte le altre. Però adesso passo la parola a Marta, che vi farà un'introduzione a quali sono gli errori da evitare e specialmente qualche piccolo suggerimento su come avere successo nella ricerca di lavoro. Eccomi. Allora, Andrea già ha parlato molto su, per quanto riguarda i dati sensibili, che appunto inserirli in un CV inglese o per una candidatura all'estero è uno degli errori principali, non soltanto perché appunto non è teoricamente legale avere questi dati, ma anche perché sta appunto cercando un candidato, è un chiaro segnale che questa persona non sa bene, non conosce bene neanche la cultura del paese in cui si sta candidando. Quindi, oltre ai dati sensibili, il mio consiglio spassionato è quello di evitare di utilizzare questi termini scontati, perché ci capita spesso di ricevere "sono una persona motivata, appassionata del mio lavoro". Piuttosto, se volete inserire queste parole, spiegate il perché. Ad esempio, se vi state, soprattutto siete alla ricerca del primo lavoro, piuttosto che dire che siete motivati a lavorare per questa azienda, spiegate il perché vi piacerebbe lavorare per questa azienda, se è per il settore in cui lavorano, se è piuttosto la cultura aziendale, così appunto come dire che sia un good team player. Fate degli esempi, cioè spiegate dove avete se siete stati leader di un gruppo, oppure se avete supportato il vostro gruppo a raggiungere un determinato obiettivo, così appunto uno degli aggettivi che riceviamo spesso è una persona dinamica. Questo è uno di quegli aggettivi che dice tutto e niente. Piuttosto utilizzate e spiegate se siete delle persone creative, oppure se siete più orientate ai numeri, quindi data driven, o quando dite utilizzate la parola successful, spiegate in cosa siete stati, quindi portate dei risultati pratici. Se ad esempio avete aiutato l'azienda a crescere, o paradossalmente anche se dovete gestire dei social, anche il numero di followers che siete riusciti a appunto a far raggiungere all'account. E poi evitate le traduzioni letterali, perché dall'italiano all'inglese, perché ci è capitato più volte che venissero utilizzati dei termini che in realtà in inglese avevano tutt'altro significato. Una volta una ragazza doveva dirci che aveva fatto un internship, in realtà il termine che aveva utilizzato era che era stata internata per i mesi. Quindi mi raccomando, perché in inglese sono tantissimi false friends. Così come gli errori grammaticali quando si traduce proprio dall'italiano all'inglese, anche perché la struttura delle frasi è molto diversa. In inglese si tende ad essere molto concisi, mentre noi in italiano siamo abituati a fare molti giri di parole, o comunque ad utilizzare molti aggettivi. E come vi spiegava Andrea, le parole chiave sono fondamentali, quindi quando dovete mandare, vi dove state candidando per una posizione, mi raccomando, cambiate il curriculum in base appunto alla candidatura. Ovviamente potete avere un formato di base, ma se vi state candidando per una posizione in cui sono richieste determinate competenze e appunto le possedete, evidenziatelo. Quindi quando dovete descrivere le vostre competenze, se stanno ricercando un SEO specialist, appunto evidenziate, inserite all'interno del CV che avete appunto svolto un ruolo SEO. Nel caso appunto doveste avere dei dubbi, chiedete sempre un secondo parere, sia a chi magari già lavora nel settore, o se avete degli amici madrelingua, magari chiedetegli di controllare il vostro appunto curriculum, perché magari possono suggerirvi delle espressioni più appropriate. Un consiglio che vi do, perché poi quello che ho fatto anche io nel mio percorso, è quello di frequentare un corso di Business English, non soltanto perché vi aiuta comunque a prendere la terminologia relativa al mondo del lavoro, ma anche perché e iniziate a fare anche pratica proprio nel modo anche di mandare un'email, perché spesso
tendiamo a tradurre in inglese delle frasi che in realtà in inglese possono suonare un po' male. Ad esempio, io all'inizio scrivevo sempre in inglese thank you in advance for your help, quindi ti ringrazio in anticipo per il tuo aiuto, e ho scoperto, grazie ai miei colleghi inglesi, che invece suona totalmente male. Sembra che sto praticamente obbligando questa persona a fare questo compito subito. Quindi mi raccomando, se non potete appunto frequentare un corso all'estero, potete magari fare anche delle lezioni online, in modo da appunto chiedere un parere a insegnante madrelingua, e anche magari per esercitarvi a parlare in inglese, proprio in previsione magari di un colloquio in lingua inglese. Inoltre, ci tengo anche a ricordarvi di non trascurare il vostro profilo LinkedIn, quindi mi raccomando, tenetelo sempre aggiornato, e anche qui ricordatevi di utilizzare le parole chiave, perché in questo modo il vostro curriculum è più facile da essere appunto individuato da i diversi recruiters, e anche nel vostro profilo, nella parte appunto della descrizione personale, magari riprendete il summary che avete inserito nel CV, inserite appunto sempre le parole chiave, magari in modo un po' più ampio, in modo che il CV è più visibile per diversi settori. E anche nel caso di LinkedIn, utilizzate una foto professionale, niente foto in barca o comunque in contesti che non sono molto professionali. Infine, qualche altro consiglio per quanto riguarda il linguaggio da utilizzare. Spesso ci viene chiesto se è meglio utilizzare la prima o la terza persona in inglese. Diciamo che fino a qualche anno fa veniva utilizzato più la terza persona, perché si pensava appunto che utilizzare la prima persona sembrasse dare proprio troppo un'opinione personale su se stessi, ma in realtà ora è molto più comune la prima persona. Utilizzate i verbi d'azione piuttosto che i verbi alla forma passiva. È un consiglio spassionato, mi raccomando, utilizzate l'inglese britannico se vi state candidando in Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, mentre l'inglese americano se vi state appunto candidando negli Stati Uniti. In Canada in realtà è un po' un mix tra queste lingue, quindi non è un problema, però mi raccomando, se state pensando al Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, utilizzate lo spelling e i termini dell'inglese appunto britannico. Qui abbiamo creato per voi questa tabella in cui potete trovare appunto i vocaboli da utilizzare in base ai diversi settori in cui vi potreste candidare. Non preoccupatevi, vi manderemo questa presentazione, quindi non dovete scriverli tutti. E se volete scoprire un po' di più sul mondo Kaplan nei corsi che offriamo, potete trovarci appunto su tutti questi canali, quindi il nostro sito, il blog dove potete trovare molti consigli di grammatica. Quindi se volete ora possiamo passare alla fase delle domande. Perfetto, grazie ragazzi per la presentazione. Nel frattempo sono arrivate tante domande perché l'argomento è veramente tanto interessante. Iniziamo dalla prima di Greta. Ci chiede: io mi sto candidando per un'azienda italiana che però richiede un curriculum in inglese. Devo comunque rispettare la struttura del curriculum in inglese senza foto e dati personali, pur essendo in Italia? Allora, vai, ci Iniziamo con le provo, domande provo veramente. No, un complicate. po' letto le domande. Infatti, ragazzi, veramente avete portato degli esempi che sono un po' difficili da gestire. Perché sì, erano tutte validi valid points, sto dicendo in inglese, punti validi. Allora, se l'azienda italiana è italiana, allora seguite proprio la versione italiana. Nel senso, la versione, scrivete il CV in inglese, basandovi su quelle che sono le richieste del mercato italiano. Quindi potete mettere se è italiano o italiana. Se è un'azienda internazionale, potete benissimo mandare il CV come l'avreste mandato se fossero fuori, perché tanto probabilmente i recruiters saranno le risorse umane, saranno anche all'estero. Quindi se è internazionale, se è una grande azienda, una company, allora potete farlo, potete mandare assolutamente il CV in inglese, col formato in inglese. Se sta in Italia, se è proprio in Italia, allora potete
Potete mandarle in entrambi i modi perché l'azienda è in Italia, però sicuramente se fate la candidatura all'estero mandate la versione inglese, non mandate tutti i vostri dati personali. Però non fate la traduzione letterale di quell'italiano nella versione in inglese. Generale. Sì, ma perché comunque ci sono proprio i modi di dire o la costruzione della frase che è diversa e quindi quando ti candidi, soprattutto se è un'azienda internazionale, in realtà non, anche se puoi mettere il tuo livello di inglese, per me è già fondamentale vedere che conosci anche la struttura del CV, perché è il tuo biglietto da visita, quindi se ce l'hai proprio come una traduzione letterale o comunque traspare il fatto che non hai una conoscenza da quasi madrelingua, è già un punto un po' a tuo svantaggio. Marta li bacchetta tutti, tutti quelli che traducono l'inglese, lo vede subito quando fa le selezioni. No, questo no perché è tradotto, quindi bacchetta. Vedete, è molto, come si dice, molto strict, molto diciamo che dura. Sono un po' severa. Severa, ecco, severa. Beh, ma è importante. Perché comunque se poi metti conoscenza della lingua, comunque come esatto. Diceva Andrea, spesso arrivano con dei ruoli quasi del mio livello, questi errori non me li saltano aspetto. All'occhio, esatto. Domande sulle referenze, in generale, se è giusto mettere referenze di ex datori di lavoro, ex colleghi, è preferibile, e se si possono indicare direttamente i contatti o devono essere allegate alle lettere di presentazione. No, io direi non fate niente di tutto ciò, a meno che non viene proprio richiesto esplicitamente. Cioè, ci sono aziende che l'approccio potrebbe essere che loro prima ancora chiedono referenze, però quando si arriva alle referenze, ragazzi, già iniziate a gioire perché è il momento in cui vi stanno facendo l'offerta di lavoro. Prima di farvi l'offerta di lavoro, perché vogliono confermare quello che si è stato detto fino a quel punto. Quindi è proprio all'ultima fase dove te lo chiede direttamente l'azienda se gli puoi dare delle referenze. C'è anche tutta questa questione di referenze col GDPR sui dati personali. Non condividete nessun nome se non è richiesto fondamentalmente. Aspettate che sia il momento dell'azienda. A meno che veramente, cioè come referenza, cioè avete un personaggio che è particolarmente famoso nel campo, cioè, però non che sia il papà super direttore di un'azienda, ma che sia proprio una persona famosa che comunque il nome sarebbe pubblico in ogni caso, allora in quel caso là potreste metterlo. Però in ogni caso non condividete dati, non condividete numeri di telefono, niente di persone terze, perché anche in quel caso là sono dati sensibili e quindi meglio non farlo. Aspettate che ve li chiedono e allora a quel punto là date normalmente nome, cognome, il tipo di ruolo che svolge nell'azienda in cui sta facendo referenza, e l'email e numero di telefono e poi l'azienda contatterà la persona. Ok, perfetto. Un po' di domande sulla lettera motivazionale, la lettera di presentazione. Quali sono le informazioni da seguire, quali sono i key points da trattare, eccetera, eccetera. Allora, perché qua non abbiamo praticamente proprio parlato, ci vorrebbe un altro webinar per la lettera solo per quella, quindi è qualcosa che dovremmo poi trattare eventualmente nel prossimo webinar, Federica. Ah, facciamo giusto. Uno follow-up. Allora segniamocelo. No, sì, sono due, cioè la lettera, velocemente, la lettera di presentazione, la cover letter, è proprio una lettera dove praticamente il candidato si va a spiegare un po' più la parte che non c'è scritta nel CV, cioè praticamente quali sono, perché si sta candidando, perché quella, in un CV non sta descrivendo perché quell'azienda specifica. La cover letter è il momento per poter spiegare questa cosa. Quindi appunto io vorrei lavorare con Kaplan perché siete un'azienda internazionale dove siete in education, ma siete anche travel, sono due settori che io vorrei proprio lavorare, io mi sposerei benissimo, visto il vostro sito, i contenuti. C'è un qualcosa dove vi state vendendo proprio l'azienda, vendendo voi stessi e facendo capire l'azienda il perché volete lavorare con loro. Quella è la lettera motivazionale. Cioè, quindi sono diversi bullet point, però vi ripeto, questo dovrebbe essere un altro webinar, ci dilungheremo Ma troppo. Ce lo segniamo per i prossimi webinar con Vai. Kaplan. Anche qui mi raccomando, quando mandate la cover letter, perché capita spesso che magari uno ne ha una di base che poi manda. Ecco, mi raccomando, aggiornatela sempre, perché spesso e volentieri riceviamo un recandidarmi per un ruolo di un'altra azienda, quindi mi raccomando, fate
sempre attenzione, perché comunque sono dei piccoli errori che però fanno la differenza, soprattutto quando Certo. poi leggi tra le qualità, attenzione per i dettagli. E una volta ci è capitata una presentazione con pure il nome Kaplan sbagliato in ogni E slide. lì l'attenzione per i dettagli è un po', ma capitano Esatto. magari quelle volte in cui capitano, però nel curriculum E magari a no. sto punto, se vi chiamo al colloquio, imparate a dire il nome dell'azienda. Bene, perché il nome dell'azienda Certo. uscirà sempre. Che noi a Londra, che siamo a Londra, io e Marta, abbiamo una zona che si chiama Kaplan. Quindi abbiamo le persone che vengono alla cosa e ci dicono: ah, sì, perché vorrei provare per Kaplan? E tu dici, dopo 3-4 ore, no, Kaplan. Quindi mi raccomando, Fantastico. imparate i nomi. Perfetto. Altre domande sono sul notice period, dove va inserito e soprattutto se è giusto metterlo anche sul curriculum che poi si pubblica su LinkedIn, se magari poi il datore di lavoro attuale vede che è stata inserita questa informazione, quindi potrebbe entrare in conflitto. Ma allora, dove va inserito? Avete presente nel curriculum italiano alla fine avete autorizzato il trattamento dei miei dati personali, invece in quello inglese non lo metti, quell'autorizzo, ci metti questa cosa qua del notice period. L'ho detto, tendenzialmente mettetelo se siete immediatamente disponibili. Cioè, perché tanto se avete un contratto con un'altra azienda, ci avete da contratto e non potete lasciare, cioè nel momento in cui date dimissioni deve passare 1, 2, 3 mesi, 6 mesi, dipende dal tipo di azienda. Quindi, evidentemente, mettetelo in quel caso là, dove si dice sono disponibile a iniziare immediatamente. Se volete Ok. inserirlo, metterlo, non è in conflitto con l'azienda, perché tanto è da contratto, quindi cioè, non è in È conflitto. un'informazione pubblica, Sì, insomma. leggevo da qualcuno a questo punto. Perché leggevo proprio la domanda, magari Federica ti rubo la scena qua No, vai del tranquillo. monitoraggio delle domande. C'era qualcuno che chiedeva se magari l'azienda trova questa cosa di te online su LinkedIn. Allora, di tutto, quando voi inserite il vostro CV online, siete online, tanto è fatto. Se sei un'agenzia, quindi reparto dire, se sei un'agenzia, vedi ovviamente i candidati che ti servono e quindi con le parole chiave che loro ricercano anche su LinkedIn riescono a trovare i candidati. E quindi sei già un'agenzia che sta facendo recruitment e quindi sta prendendo. Se è la tua azienda che sta facendo recruitment, prima di tutto sperate che non sta cercando la vostra figura, perché significa che già sono intenzionati loro a mandarvi via. Quindi a quel punto là non c'è manco più conflitto di interesse. È un tacito accordo che o prima io, prima tu, o prima me ne vado io, o prima mi cacci tu. In pratica, però no, cioè, tendenzialmente tutto quello che c'è dietro nel momento del recruitment, cioè LinkedIn non è che tu c'hai il CV in LinkedIn, almeno non credo che sia una nuova funzionalità. Là c'è il tuo profilo LinkedIn là ed è lì aperto a tutti. Su LinkedIn anche c'è una nuova funzione adesso che tu dici Open for Recruitment, proprio un bottone che tu clicchi, e che caso là tutte le agenzie di recruitment quando cercano le keyword hanno la lista di tutti quelli che sono pronti per il recruitment e quindi vi approcciano. Se siete tra questi, c'è pure questa azienda che sta cercando, però non è un segreto. Quando invece voi vi iscrivete vari siti tipo Monster per la ricerca di lavoro, in quel caso là avete il vostro profilo e il vostro CV lì. Però è Ok. una cosa statica, anche se la vedono, comunque siete sempre lì. Anche adesso che state lavorando e non volete levarvi, non volete cercare lavoro, il vostro CV sta lì in queste piattaforme. Perfetto. Le altre domande un po' sono sulle lingue. Il tipo di certificazioni, come devono essere inserite? L'abbiamo già trattato, ma magari riprendiamolo un attimo più nello specifico. Ad esempio, c'è Lia che ci chiede, lei non ha certificazione ufficiale di lingue straniere, ma ha un diploma di liceo linguistico e ha studiato 4 lingue. È utile specificare questo tipo di diploma o può essere d'aiuto per autocertificazione una buona conoscenza delle lingue? In generale, come le mettiamo le lingue e come quando specificare la certificazione? Ok, ecco, fa parte lingua, ovviamente noi siamo gli esperti nelle lingue, quindi Esatto. buona domanda. Allora, Lia, allora, prima di tutto, come dicevo prima, esattamente nella stessa area di quando inserite il tipo di lavoro che avete fatto, di come vi state vendendo, di non vendervi troppo. So che hai fatto un linguistico, ma esattamente quanto sei Fluente.
Fluente. Scusa, mi arriva in inglese. Sì, no, vabbè, perché io poi non ho mai usato termini inglesi, cioè cerco di trovare quello in italiano. Quanto sei fluente nella lingua? Cioè, proprio onestamente, se hai studiato anche tedesco 5 anni a scuola, io ho studiato francese 5 anni a scuola, non lo metto neanche nel CV, cioè, anche se l'ho fatto bene a scuola, perché in questo momento, se mi ci metti davanti a una persona francese, io non ti saprei spiaccicare una parola, te lo so leggere, ma sapendo leggere quanto è importante in un CV una conoscenza professionale, cioè quindi secondo me anche se hai fatto il linguistico, mettilo, perché comunque mettilo, ripeto, a mano che tu vai avanti levi sempre più dalla parte education e formazione, quindi il diploma a un certo punto scompare dal tuo CV, cioè infatti quello linguistico te lo puoi tenere perché ovviamente ti fa dire queste cose qua, però poi nella sezione lingue, onestamente, quanto sei fluente in quelle lingue? E specialmente se siete, non mettete mai basic, una lingua basic non la mettete proprio nel CV. Che basic cosa significa? Un inglese basic significa che non sapete neanche ordinare un panino in inglese, cioè se poi veramente si piazza qualcuno davanti a parlare inglese non sapete dare delle indicazioni, non sapete neanche che indicazioni, e non parliamo se dovete fare un meeting o una telefonata in inglese, a quel punto là non rispondete proprio, quindi se vi risponde a queste, se fatevi questi punti, riuscirei a fare le domande, riuscirei a capire le risposte, cioè, e quindi vi fate il vostro livello di inglese reale. Basic non lo mettete. Se avete un livello che dice no, allora ho messo un po', quindi sono intermediate. Meglio prendere una certificazione, specialmente se state in Italia. Vi spiego perché. Perché la certificazione avete dovuto fare un esame dove vi dà il vostro livello di inglese. Più o meno giusto. Cioè, nel senso, anche lì, magari avete fatto un bel esame di certificazione, ma vi mancano un po' l'essere fluenti. Questo è un problema di tutti gli italiani, perché finché non vivrete all'estero, fluenti non si diventa mai, cioè, stando semplicemente nel posto. Questo è normale, per questo vi consigliamo di farvi un soggiorno studio, possibilmente con Kaplan, mi raccomando. Comunque, il fatto che siete in Italia, già, il fatto che non siete fluenti, quindi alla fine essere a livello sopra, advance il massimo potete mettere in CV se non avete mai fatto un'esperienza all'estero, e comunque la certificazione vi certifica questo, quindi vi dà più forza sul selezionatore. Quando il selezionatore tipo va a vedere il vostro CV e vede che avete avuto una certificazione, avete preso advance, dice guarda, questo c'è una certificazione in advance, quindi questo lo sentiamo, perché questo in ogni caso l'advance ce l'ha in inglese. Un altro che mette advance è un altro che bisognerà scoprirlo solo intervistandolo. Invece questo qua state già dimostrando il vostro cartellino, sì, io ce l'ho l'advance, un altro non ce l'ha. Quindi però non è detto che per forza la certificazione, perché magari avete fatto un'esperienza di 3 mesi nel paese a Edimburgo, in estate, dove avete lavorato, non avete fatto neanche, non avete preso nessuna certificazione, magari avete fatto un corso di inglese o no, però probabilmente il vostro inglese sarà più fluente di uno che ha preso advance alla certificazione. Quindi l'esperienza all'estero vince su tutto. Fatela uscire sul vostro CV l'esperienza all'estero, perché quello certifica la lingua più di ogni altra cosa. E poi iniziamo. Le certificazioni vi aiutano a essere selezionati, più che altro a essere messi tra quelli che potenzialmente potrebbero essere fluenti, certo, e lavorarci anche in inglese. Ci chiede Elenia, sempre su questo argomento, se lo stesso discorso vale per chi invece ha una laurea in lingue. È lo stesso discorso, vale per chi ha avuto una laurea in lingue. Perfetto. Quanto siete fluenti? Realmente? Probabilmente se avete una laurea in lingue siete fluenti, non dico questo. Probabilmente avete fatto l'esperienza all'estero, certo, quindi mettetelo. Quindi in quel caso là. Esatto. Tanto è un'autocertificazione. Il mio mettere proficient nel mio CV, io non c'ho nessuna certificazione, cioè è una mia autocertificazione che mi sto facendo. Ho imparato a come mettere i vari livelli e cosa evitare di mettere. Spagnolo è un altro che sono advanced, non sono proprio, cioè nel mio CV al momento, che non ho perché non lo faccio da parecchio, però c'ho inglese native, italiano native, inglese proficient e spagnolo advance, ma perché c'ho veramente spagnolo advance, cioè tengo tutte le conversazioni che vuoi da bar e non posso, non posso scriverti, quello è vero, cioè infatti non andrei mai a applicare una cosa dove serve il livello madrelingua, però effettivamente dal punto di vista lavorativo un seminario del genere riuscirei a tenere in spagnolo. Dimmi di scrivere le slide senza fare errori, non lo so fare. Però quindi quella la sono fluente. Allora, la stessa cosa se c'è una laurea in lingua. Quanto sei realmente fluente in arabo o quello che sia, mettete un'autodichiarazione.
Perfetto. Un'altra domanda è sulle experience. Quanto sono importanti o inerenti quelle che riguardano il posto di lavoro per cui non mi candido? Ad esempio, ho fatto diversi tipi di esperienze come cameriere piuttosto che come aiuto qualcosa, ma mi sto candidando per un posto che non c'entra niente con queste esperienze. Ma è importante metterle o no? Sì. Nel senso, specialmente all'inizio, io ho fatto veramente durante gli studi, specialmente ragazzi, ho fatto qualsiasi tipo di lavoro. Cioè, ovviamente non è che li inserivo tutti, che pulivo i palasport dopo i concerti della Pausini, cioè queste cose qua non le ho inserite. Cioè, no, però anche lì, quando ho iniziato la mia, cioè il momento di cercare lavoro in azienda, cioè quindi io volevo fare marketing, eccetera, ho proprio visto le mie esperienze, quelle che facevo, cioè quindi. Ho fatto il barman in discoteca per tanti anni, sicuramente quello è barman come professione. Però poi ho giocato sulla parte delle keyword che vi dico dopo. Cioè, perché è vero che lavoravo in barman e lavoravo nelle discoteche. Però cosa succede nelle discoteche? Si organizzano eventi, si fanno quindi nelle mansioni, quando mi sono là, ho iniziato a mettere proprio, aiutare lo staff del creativo durante la preparazione, fare quello. Che è vero, barman cocktail facevo, senza dubbio, cioè bravissimo, un gran divertimento per tutta l'esperienza che ho fatto da barman nella mia vita, nelle discoteche che ho lavorato, però la professione di barman, però effettivamente è vero, perché anche quando facevo il barman, la mia passione, cioè già sapevo, facevo i miei studi di marketing, già sapevo quella mia passione, quindi effettivamente durante le serate, quello che mi affascinava era questo, cioè la parte di come organizzare, cioè ero più attento alle altre cose. Barman mi divertivo, mi aiutava a pagarmi gli studi, però alla fine sì che c'è Barman, ma c'erano poi tutte le altre parole chiave, quindi c'è vinto questo qua, Certo. comunque c'ha occhi per tante cose. Quindi è quello che la giocatevela bene, cioè fidatevi che tutto il lavoro che avete fatto c'è sempre un qualcosa, che forse Ti di può essere nuovo volete utile. fare commercialista, che ne so, in account, in finance department dell'azienda. E facevate la cameriera, i camerieri, mettete che aiutavate con i conti finali, la cassa e tutto, cioè tutto, organizzazione degli ordini, dei fornitori, cioè sono tante cose che la potete giocare che effettivamente rispecchiano alla fine un po' quello che stanno cercando come stagista o come quello che sia nell'azienda. Anche perché alcuni di questi lavori dimostrano come sappiate lavorare sotto pressione o che comunque Certo. quando ci sono degli imprevisti. Quindi metteteli, ovviamente se avete già 5 anni di esperienza nel vostro settore, magari non fate la lista di tutti questi altri lavoretti che avete fatto, però ad esempio a me è capitato quando abbiamo fatto delle assunzioni, questa ragazza che aveva lavorato da Zara e sapendo quant'è dinamico o Il comunque lavoro da spesso, Zara. esatto, e da noi è molto dinamico perché nel marketing tutto cambia molto velocemente, per noi è stato anzi un motivo in più per dire wow, sappiamo che qualsiasi cosa succeda, se è sopravvissuta un anno a Zara, da lavorare da Zara in Oxford Street a Londra, può sopravvivere a qualsiasi imprevisto in azienda. Perfetto. Non stiamo dicendo che Zara è un posto No, dove però il sopravvivi, paragone. eh? No, no, però Zara in Oxford Street a Londra, fidatevi che c'è. Solo per la confusione che c'è là dentro, cioè devi essere per forza una persona pronta a resistere al A delirio più qualsiasi tipo totale. di Milioni di pressione. persone al giorno che entrano ed escono, ragazzini, come un macello proprio. Quindi, cioè, sei resistito là un anno, perché, cioè, veramente sei una che perlomeno nella Zara confusione, nella Oxford Street pressione. benchmark. Sì, benchmark, esatto, brava. Perfetto. Noi invece fa una domanda molto specifica. In che parte del curriculum inserire l'esperienza all'estero? Per esempio, lei è stata in Kenya 4 mesi ma ha vissuto lì per motivi personali. Come può metterlo in risalto nel curriculum? Allora, secondo me nell'esperienza, quello puoi mettere nella. O te lo metti nello status, quello iniziale, potresti anche mettere, c'è persona dinamica che piace viaggiare, che è vissuta in Kenya per 4 mesi, eccetera, eccetera, imparando. Che
Dipende poi di personali cosa hai anche fatto, nel senso che se sei stato chiusa in casa con solo italiani, allora là non lo so neanche io come puoi venderti sta cosa, però se la puoi agganciare a un'esperienza, oppure hai imparato la lingua, hai imparato qualcosa, hai fatto un progetto, cioè anche se è un po' personale, qualcosa alla fine stai là, o semplicemente puoi mettere anche nella parte, ecco cosa ho fatto, perché mi è venuto in mente Valentino, una ragazza francese che abbiamo assunto, che l'ho voluta vedere specialmente per quella parte là, dove nelle esperienze lavorative ci cioè, hanno messo, ecco esatto, ecco, mezzo alle esperienze lavorative metti un break. Cioè nel senso quindi questa ragazza praticamente si era messa un 6 mesi di break tra un'esperienza e l'altra. Era lei anche all'inizio, esperienze lavorative stiamo parlando tra finire l'università, cioè eravamo molto all'inizio, perché era proprio un lavoro di assistente, però ci ha messo un break di 6 mesi dove si è girata l'Asia e quindi ha scritto break di 6 mesi viaggiando per, e si era fatto tipo China, Cina, l'aveva fatto un po' lì, e quella cosa là mi è piaciuta, cioè, quando ho visto il suo CV ho detto questa la voglio sentire, alla fine a pelle, già, cioè, infatti era quella che alla fine è stata assunta. Quindi l'ha messo là, ha fatto per motivo personale, sono andato là, mi sono fatto il viaggio, avevo bisogno di un periodo di stacco e ho fatto questo viaggio e quindi l'ha messo là. Quindi non ha imparato, non ha imparato nessuna lingua asiatica, però nel suo motivo personale c'era comunque un progetto dietro, quindi cioè, l'importante è che fa vedere che c'è un progetto, qualcosa che tu sei andato a fare là e metterlo nel break tra le varie esperienze. Ok, perfetto. Altre domande sono sul voto di laurea, se è necessario metterlo oppure è facoltativo. Allora, prima di tutto bisogna far capire allora, se avete la lode, 110 è lode, allora in quel caso là perché mettete la laude, e allora in quell'altro là il sistema è diverso, cioè hanno proprio diverso sistema Di di votazione. valutazione, di votazione, qua c'hanno, loro praticamente mettono semplicemente, se non sbaglio, quando hanno la lode, anche loro si chiama merit, però per il resto considerate che in Italia comunque la nostra votazione, già se sei sopra il 100, il 100 e il 110, è già il massimo del loro voto di valutazione. Potete inserirlo, ma non fa la differenza, cioè non fa realmente la differenza. In più, a questo punto è meglio scrivere quali sono le materie che si sono studiate, come vi facevo vedere prima, anziché il voto in sé. Se avete la Certo. lode, mettetelo perché è riconoscibile. Se mettete 108 su 110 sì, si capisce che è un voto alto, però non è. Qua, devo dire la verità, non si vanno a vedere i voti, non si vanno a vedere tutte queste cose, cioè tutte queste cose un po' più personali. Hai preso la laurea, è qua la cosa, hai preso la laurea già, sei tutti uguali, che cioè, tu c'hai una laurea, quindi cioè, nessuno te la Ok. regala la laurea, ecco, nel senso che sei già la laurea, quindi vai già bene. Ora fai vedere però come sai vivere nel mondo, ecco, quando fai un È colloquio, più nel senso importante quello, sì, insomma. non si basano sui voti, sinceramente, non ho mai visto un voto, non l'ho mai visto da nessuno, sinceramente, anche dagli altri, vabbè, però io cioè, sono quelli che fanno il CV bene in inglese, quindi non mi mettono i voti, quindi sì, non lo mettete, non lo Non lo mettete, mettete. definitiva non lo mettete. No. A tal proposito, sulle esperienze ci sono alcune domande su servizio civile, dove c'è stata un'esperienza come interprete guida turistica, se può essere interessante per le aziende, e in generale, quindi, come applicare la parte sul volontariato, se è necessario spiegare bene di cosa si è fatto, oppure basta solo la parola. No, date un minimo di spiegazione. Comunque il servizio civile è già una forma di volontariato. È vero che si prende un pagamento, però è in Sì. quell'area là, è comunque un servizio che se fosse pagato realmente sarebbe pagato anche parecchio, magari. Quindi sì, è comunque la scelta di fare il servizio civile è una cosa che va bene, fa parte della parte volontariato e sì, spiegate quello che avete fatto. Giocatevela come meglio volete, è meglio servizio civile metterlo nelle esperienze lavorative o metterlo nelle esperienze di volontariato? Se avete fatto il servizio civile, per esempio, con un centro di recupero o qualcosa del genere, allora forse beh,
se questo c'entra qualcosa con l'esperienza lavorativa, lo mettete, volete, ad esempio un centro di recupero, volete fare una professione medica, allora lo mettete nelle esperienze lavorative. Se invece avete fatto il servizio civile, che appunto può essere più nella sfera del volontariato, perché comunque voi non è quella carriera, non è quello che volete, ma mettendo la parte del volontariato. Giocatevela un po' col servizio civile, ovviamente giocatela, però assolutamente mettetelo e in entrambi i casi spiegate cosa facevate. Se è volontario, quindi cosa facevate come volontariato, se invece è professionale, il servizio civile ve lo vendete come un'esperienza lavorativa di un anno, penso che sia adesso il servizio civile, quindi sì, un anno. Come esperienza lavorativa di un anno. Andrea ci chiede se possono essere utili gli sport praticati, che entrano magari negli hobby. Allora, qua un'altra cosa, quanto più sono strani meglio è, perché danno all'occhio. Oddio. Okay. Il calcio, perché in Italia sappiamo, il calcio potrebbe essere quasi una cosa che è, no, non particolare, perché gioca anche qua le squadre inglesi, però magari non è, cioè qua magari il calcio, se siete in Italia per esempio, cioè tutti giocano a calcio, quindi non però se fate tipo qualche strana arte marziale, qualcosa, cioè mettete, perché quello è particolare, potrebbe essere anche un momento del colloquio, qualcosa che si discute sui valori di quello sport, oppure di queste cose qua. Però sì, se siete, che ne so, anche un po' cosa rappresenta lo sport in sé. Per esempio, sapete, ci sono gli sport che si esaltano determinati valori, cioè, senza togliere niente al calcio, però il calcio giocano tutti, i valori dietro al calcio non, cioè il gioco di squadra, sì, ci sa, per quello tutti gli sport di squadra. Però ad esempio so che chi fa rugby, per esempio, sa che il rugby, cioè c'hanno tutta proprio una cultura dietro il rugby, che se le danno di santa ragione in campo, però poi c'è il terzo tempo, mi sembra che sia chiaro, che invece tutte e due squadre, è proprio una cosa tipica del rugby, che vanno a mangiare insieme, la squadra ospitante offre a quella che arriva. C'è tutta una cultura dietro al rugby che forma anche, cioè, la personalità delle persone, quindi magari il rugby è una cosa, è uno sport che già c'ha dei valori, cioè, chi conosce il rugby sa che profilo c'ha davanti, ecco. Di nuovo, mettete anche calcio, scusate, lo sto mettendo da parte, però mettetelo, più è dai. Sì, però più è diverso lo sport, più uno strano uno sport non comune, meglio, secondo me, meglio metterlo, anche perché sei una persona curiosa, se fino a fare questo sport lo stai facendo e lo metti come passione, cacchio, c'è già le basi, la curiosità di provare un qualcosa che sia diverso dagli altri. Avete dei consigli per i neolaureati? Come fare i primi passi nel mondo del lavoro? Beh, con un buon curriculum e un corso alla Kaplan. Quella è la prima cosa. Un corso... no, ovviamente Kaplan. Cioè, se fate un corso all'estero non è utile che continui a dire Kaplan, per forza. Però al di là proprio della parte della pubblicità, io quello che vi consiglio per i neolaureati, ragazzi, se non l'avete già fatto durante i break tra triennale e magistrale, quello che vi consiglio veramente, fatevi un corso all'estero, un'esperienza all'estero, cioè imparate bene l'inglese, vi spiego, è meglio che investite un po' più di tempo o durante il break tra una laurea e l'altra, o anche subito dopo la laurea, è meglio che investite piuttosto un 6 mesi all'estero, dove lavorate anche, dove fate, appunto vi siete levati dall'Italia e vi state già sviluppando delle competenze che si sviluppano solamente vivendo in un posto dove prima di tutto non ci capite niente. Appena arriverete, tranquilli che siete, cioè, non capite, non parlate, cioè proprio già il fatto della sopravvivenza iniziale vi fa da delle competenze che sono ricercate comunque nel mondo del lavoro, cioè proprio quella della sopravvivenza, non è che devi sopravvivere al lavoro, però le sviluppate, vi avete conto di lanciarvi, cioè l'esperienza dopo vi lanciate anche sui lavori, eccetera. E poi la lingua, cioè, senza inglese, ragazzi, cioè, a tutte le lingue vanno bene, imparate tutte le lingue che volete, ma imparate l'inglese, cioè l'inglese senza inglese purtroppo non si lavora, e se si lavora poi non si va avanti, perché più andate avanti, qualsiasi sia l'azienda che voi lavorate, andrete a lavorare, fidatevi che ci avrete comunque a un certo punto a che fare col mercato internazionale. Può essere anche una fabbrichetta, può essere anche un'azienda tipicamente italiana, ma anche se lavorate in una fabbrichetta del posto, fidate che a un certo punto dovete lavorare, dovete approcciarvi alle aziende estere perché vi servono i rifornimenti di certi
cose, ci sono sempre un sacco di cose che poi vi limiteranno nella crescita dopo, perché vi passerà davanti chi saprà parlare l'inglese, perché certo, avranno sempre più responsabilità. Quindi sinceramente investitevi, non abbiate la fretta di lanciarvi sul mondo del lavoro per forza subito dopo la laurea, entrare proprio nella disperazione della ricerca dello stage a tutti i costi, piuttosto prendetelo, fatevi questi 6 mesi che sono ben investiti, 6 mesi, 3 mesi però, a imparare la lingua all'estero, imparatevi in inglese e poi tornate e vedete che passerete anche davanti a tutti dei colloqui, perché avrete una sicurezza anche nel colloquio, nell'approcciare, nell'approcciarsi a una persona difficile, che anche quello che vi sta facendo, anche se è italiano, però chi vi fa l'interview, chi vi fa il colloquio, per voi avete una persona difficile davanti. Durante l'esperienza all'estero, da appena atterrate, sapete, tutto sarà difficile, tutte le persone, quindi iniziate proprio a cambiare voi stessi nel comunicare, nel porvi agli altri. Quindi prima cosa che vi consiglio è questo, un corso, comunque un'esperienza all'estero dove si parli la lingua bene, si sente influente. E dopodiché state attenti ai dettagli veramente quando fate le application, mi raccomando, un CV che sia impeccabile, che sia perfetto, che cambiatelo secondo ogni toni, cambiatelo, dipende da chi state, cioè, guardate sempre l'azienda, cosa richiede, la job description per bene, leggetela per bene e cambiate, cioè, adattate il vostro CV alla job description, date risalto su cose che magari in un CV non l'avete messo, però adesso è il momento di spolverare quelle cose e metterlo in quest'altra forma, in questo versione numero 150 del vostro CV, che riprendete cosa vuole questa nuova azienda a cui state applicando, facendo la candidatura. Buona cover letter e fate piuttosto 2 candidature al giorno, ma perdete 8 ore, 4 ore per una e 4 ore per l'altra, fatene 2, ma fatele bene, che vi siete rifatti il CV, avete riscritto la cover letter, siete attenti ai dettagli, siete attenti a tutto quello che stanno richiedendo, leggete bene, se stanno chiedendo cover letter, noi chiediamo spesso cover letter in inglese e cover letter in lingua. Se assumiamo un'italiana, un italiano deve essere in inglese, certo, italiano, francese, che vogliamo controllare già dalla cover letter come scrivono, e 90% ci manda solo quella inglese. 8% non ci manda proprio cover letter, c'è un 2% che ha letto la job description, cioè si è messo là, si è fatto là, questo 2% in automatico sono passati alla fase successiva, perché non perché sono buoni, perché sono gli unici che hanno seguito cosa stavamo chiedendo, quindi fate così, state attenti a cosa fate, 2 al giorno piuttosto con un nuovo CV e una nuova cover letter, che però mirate. Mandare CV così, che tanto... Cioè, state perdendo anche questi 2 secondi di fare questa cosa qua, perché tanto come avete fatto così, cioè probabilmente una macchina, un selezionatore, come avete fatto così, è già fatto così. Cioè, avete perso ore facendo così. Quindi non serve a niente. Le ultime 2 domande un po' tecniche. Personalizzare il curriculum nel summary o nella propria descrizione in base alle opportunità di lavoro, non è il doppione della cover letter, ci chiede Federica. Cover letter, se la fate di 5 righe già non va bene, perché cioè, non state dicendo praticamente nulla, cioè, quindi no, cover letter deve essere un po' più lunga, ragazzi, fatela una mezza paginetta di informazioni, sono 2 cose diverse in realtà. Il summary, vi ripeto, prima di tutto vi serve mettere le keyword là, e poi il summary è una cosa che dove spiegate velocemente chi siete, sono un professionista del marketing di 3 anni, 3, 5, quanto siano, ho lavorato per un tipo di marketing, tipo B2B, marketing ad azienda o marketing al pubblico, sono 2 tipi di marketing, magari così, e poi anche lì, ecco lì che c'è, se sto facendo, comunque io quello che dico sempre è il marketing. Io sono fortunato che lavoro in un'azienda che è tra l'education e il turismo, ed è, io volevo lavorare proprio nel settore education e nel settore turismo. Ci ho trovato Kaplan, perfetto. Sono stato preso a occhi chiusi, perché proprio l'hanno visto che avevo l'entusiasmo per tutte e 2 le cose, e quindi mi sposavo con quello che era l'azienda. Però nelle varie cose, nelle varie application che facevo,
Se era nell'education, mettevo che comunque voglio fare la mia carriera nell'education. Se era però che era un'azienda che vende prodotti sportivi, sono un appassionato di sport e voglio fare una carriera in questo settore. Ecco lì che, in base all'azienda in cui stavo facendo l'application, cambiavo alcune cose. Cioè, cose base nell'introduzione sono quelle, cambiare in base alla cosa ricerca. C'è un'azienda che stanno cercando il marketing, qualcuno scriveva contenuti. E nel summary io scrivevo che cioè, sono un grande appassionato di scrittura contenuti, un altro era analitico, sono un grande appassionato di numeri, cioè sì, Dati. dati e tutto quanto. Quindi quello è veramente short, Perfetto. short, però che individua il candidato. Guarda, noi chiediamo questo c'ha, Short con guarda. le parole chiave, che è importante, Esatto. poi nella lettera più approfondito. Le ultime due domande tecniche: se questi consigli sono validi sia per gli Stati Uniti che per il Regno Unito, e se anche i conservatori in Inghilterra richiedono un curriculum. Marta. Allora, sì, questi consigli valgono sia per Regno Unito che Stati Uniti. Ovviamente, come spiegavo prima, adattate il linguaggio, perché ad esempio lo spelling in Regno Unito, tutte le parole tipo organized è con la S, inglese americano, bisogna mettere la Z, lo spelling di center, quindi sì, cioè, la struttura, le informazioni, tutte uguali. Mi raccomando, fate attenzione all'utilizzo dell'inglese. E poi qual era la seconda domanda? Se i conservatori in Inghilterra richiedono un curriculum. Sì, mi sa di sì, i conservatori. Quelli di musica. No, scusate, Siamo non è una arrivati domanda ovunque. stupida perché abbiamo il partito politico. Sapete che abbiamo la Labour e Conservative. Esatto. So. E infatti pensavo cosa c'entrano i Sì, che non per conservatori. entrare nel partito, ma nella scuola di musica. Ah, ok, allora Esatto. scusami. No, va Ci bene. vuole Ci il vuole il sottotitolo. curriculum anche in questo caso. Perfetto, tante domande. Se ci sono ancora degli approfondimenti che volete fare con l'Istituto Kaplan, ci sono Marta e Andrea pronti per voi per qualsiasi domanda. Trovate tutti i riferimenti qui nella slide. Intanto vi ringrazio per questo webinar molto interessante. Ringrazio tutti per aver partecipato e vi do appuntamento al prossimo webinar qui con Kaplan. Buona serata. Ciao. Ciao!